Buongiorno, oggi è cos'è oggi? Martedì 25 aprile, oggi è festa. Io tendenzialmente dovrei essere al lavoro, ma me lo sono presa libero mentre le ragazze le ho messe di riposo sabato e domenica. E niente, volevo fare un trucchino semplicissimo, brutto fuori un trucco da drag, cioè un po' importante, non è in senso negativo. Sia chiaro, ma nel senso che è un trucco bello importante e quindi vabbè, infatti ho dovuto rimettere il correttore perché era caduto qualsiasi cosa. Volevo fare un rosellino così, una roba semplice. Come no? Devo ricordare anche che i trucchi di Oda sono belli scriventi e che li uso talmente poco ormai che non mi rendo conto, però effettivamente sono molto scriventi, quindi un rosa per Uda è un fucsia praticamente. Comunque poi spero di riuscirvelo a far vedere in maniera un po' più decente, perché comunque mi piace semplicemente. Non era nei programmi, però mi piace, poverino. E cos'altro volevo dire? Niente, in realtà. Ci vediamo più tardi, ma intanto volevo darvi il buongiorno da casa, perché ogni volta tra una roba e l'altra poi mi perdo e non so mai poi se caricare o meno il video, perché dico vabbè, però non ho salutato, vabbè, non c'è dentro, cosa faccio dentro dopo e tutte queste cose qua, e quindi alla fine mi perdo un po' d'animo. E invece se mi muovessi a fare ste robe, magari dico io, non tanto, ma magari, ecco, vabbè. Finisco di sistemarmi la lambarda e ci vediamo dopo.
applauso. Ciao. Come sono belli. Tutti i video qui. Torna di qua. No, fuori, no, fuori, brutta. Eccola, eccola, eccola. Lì che c'è più luce. Sì, perché poi lì c'è tutto boschia. Esatto, stavo per dirti che Merlino effettivamente è superata la linea seconda. Molto sensual tutto questo rosso così calor. Questo sta mangiando. C'è la lotta per il pesce. Cosa hai ripreso? Il buco del culo della razza. Eccoci qua, non so bene quanta roba metterò di questo vlog perché ho fatto mini video su tutti, infatti ho fatto poche foto ma tanti mini video, tutti i pesciolini, le cose, troppo carini. Allora, siamo andati al Sea Life, probabilmente non l'avevo detto perché mi sono persa per strada, siamo andati al Sea Life a Gardaland perché prima pioveva, adesso c'è un sole che spacca le pietre, io felicissima ovviamente. Vale non vale, allora diciamo che
per quello che è costa. Volevamo andare a vedere lo spettacolo dei leoni marini, ma ci sono tipo 4 posti, non ci avevano avvisato e quando siamo arrivati lì mezz'ora prima dello spettacolo era tutto pieno. Simpatici. Ha detto no, ma c'è un altro spettacolo alle 3. Sì, ma a parte che noi abbiamo il cane a casa per ovvie ragioni, quindi a un certo punto dovremo partire per tornare a casa, ma poi uno spettacolo alle 3 cosa fai fino alle 3 al Sea Life? Anche perché non puoi uscire, perché se potessi uscire dici vabbè esco, mi dai l'ingresso solo per il e mi tieni il posto, ma dovevamo stare lì, cioè è piccolissimo, non puoi stare lì fino alle 3. Già noi lì fino a mezzogiorno l'abbiamo proprio tirata, quindi vabbè. E niente, adesso stiamo andando alla Zise per pranzare, faremo 2 passi e poi andiamo a casa da Merlinone, ma almeno abbiamo fatto qualcosa, dai. Siamo arrivati in quel di La Zise, che è proprio vicinissima a Gardaland. L'alien è una grande che si è appena tuffata e la infondo in un'altra. Ma guarda, vero mio! Attenzione! Ma come che muove? Oggi Dio buono! Io le zampe palmate io! Sentila, dove sei stato? Ti ho cercato dappertutto. Donne, nonne, non. Senti chi dice parole. Sì, dai, sì. La sua. Abbiamo fatto in tempo a mangiare e adesso guardate che razza di nuvoloni e già piove, ma io sono già contenta così, siamo riusciti ad andare a Sea Life senza bagnarci e mangiare fuori tranquilli. Adesso si va a casa, giornatina fatta. Stiamo alla piscina, beati loro. Sembra veramente... sai, anni di periti di piangeria per... Che vuoi tu? Amore, ci sono i biscotti davanti. Oh, 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 oh. Che cos'è? Abbiamo Come che cos'è? Cos'è? È una mega chiave multifunzione. Oh, Gesù. Come cos'è, Rossella? Cioè, porta pazienza io. Pensate, in macchina. Ecco. Sono la mangiata. Non sono mai stata la Rossella del futuro, così del futuro, vabbè. Non so per quale motivo mi sono completamente dimenticata di questo video, o meglio non ho avuto tempo, però l'avevo già editato, scusate per Polpetta, mi sono appena alzata. E anche lei con me. Vuole uscire fuori dal balconcino nel bagno e noi la accontentiamo. Ecco, facciamo così. Comunque, niente, mi ero completamente dimenticata appunto di questo vlogghino, che effettivamente è molto corto, però secondo me è carino, può essere anche vagamente d'aiuto a chi ha mezza idea di andare al Sea Life, ma non sa se andare, non andare, cosa fare, eccetera, eccetera. Quindi, niente, io lo metterò lo stesso e... E niente, e vi lascio, io spero di avervi fatto comunque compagnia e nulla, spero di essere un po' più costante, ma purtroppo tra una cosa e l'altra non ho più avuto tempo, ho fatto anche male gli orari di lavoro e questo forse ve lo dico già in qualche, cioè nel vlog successivo, e quindi veramente mi sono autospiazzata perché sono un genio. Ora vado a recuperare Semola perché in tutto ciò è uscito pure lui, cioè
non è neanche un balcone, non so neanche dove si è infilato. Beh. E basta, sì, devo anche mettere un po' in ordine qui, ma voi non ci fate caso. È la vita quotidiana delle persone normali. Ciao, alla prossima.